Un racconto che ha oltre 160 anni di vita, ma che descrive una contemporaneità... Spesso disarmante. È Lo Scrivano, un adattamento teatrale di uno dei più famosi racconti di Herman Melville, andato in scena nello scorso weekend dopo circa cinque mesi di preparazione all'interno dell'Auditorium Monsignor di Donna d'Andria a cura dell'Alfa Teatro con la regia di Tito Del Gaudio. La tematica è assolutamente attuale. Eh, cioè noi l'abbiamo interpretata come una metafora della difficoltà della nostra società a reintegrare. Uh, chi la pensa diversamente da noi, praticamente il, uh, quello uh, che... che... Che non vive secondo i canoni del, della società così preso, precostituita. Una storia di Wall Street, come tante vissute quotidianamente anche oggi, una storia che, come tale, ha previsto diverse difficoltà di adattamento per uno spettacolo teatrale. È sempre complicato ehm, trasporre un racconto in un'opera teatrale, eh, cioè, in particolare, eh, per quello che riguarda eh, le parti descrittive che vanno messe. Ehm, o sotto forma di dialogo o sotto forma di rappresentazione scenica. Quindi cioè, noi speriamo che di, di, cioè di aver eh, portato a termine bene questa, questa operazione. Comunque la risposta del pubblico in questi due giorni è stata eh, veramente soddisfacente un cast formato da attori non professionisti come nell'idea dell'Alfa Teatro che mette in scena una rappresentazione teatrale in italiano e che potrà essere esportata anche al di fuori della città di Andria, una decina tra attori e tecnici impegnati per una complessità organizzativa che parte innanzitutto dai luoghi e cioè dalla mancanza di un vero e proprio teatro. Sappiamo che ad Andria Uh, rappresentare uh, il teatro in un posto dove che i luoghi non sono certamente adatti e questa è la mancanza uh, cronica della, cioè, del nostro teatro ci impone delle difficoltà organizzative a molti livelli. La storia di Bartleby sarà comunque replicata nelle prossime settimane a stupire ed a far comprendere quanta necessità vi sia nella cittadinanza di spazi disponibili per teatro e cultura è stata proprio l'ampia partecipazione di pubblico. Contiamo uh, a metà febbraio, fine febbraio di, di replicare, poi vediamo la risposta del pubblico. Se è ancora una risposta soddisfacente potremmo anche continuare e non solo ad Andrea ma anche nei, nei paesi, dato che è un'opera uh, in, in italiano, quindi può girare tranquillamente anche nei paesi limitrofi.